Buongiorno Presidente, che cos'è l'ARCA? Ma più che altro, che cosa si pone di fare? Se mi consente, io vorrei cogliere l'occasione per dire che cosa non è l'ARCA e poi diciamo anche che cosa è. Ma ci tengo a dire che cosa non è l'ARCA per un motivo ben preciso. In tanti, forse una buona maggioranza, pensa che l'ARCA sia un gitificio, cioè una cosa che organizza gite, che spende un sacco di soldi per fare le gite, che a volte li spreca, a volte non contratta bene su questo. Ecco, l'ARCA non è nulla di tutto questo. I soldi che l'ARCA spende per le gite è una parte quasi residuale del bilancio. Noi spendiamo molto poco per il turismo e spendiamo tantissimo per le famiglie e soprattutto tantissimo per i giovani. Quindi sostanzialmente l'ARCA, e quindi arrivo a dire che cosa è un aiuto concreto, molto concreto alle famiglie, è un'associazione che si occupa del tempo libero, ma non è un tempo libero effimero. Chiunque guarda il nostro sito, ad esempio, si accorge più di noi, no? Che siamo lavoratori elettrici, di quante cose facciamo, di quale qualità siamo capaci, quindi le tante iniziative culturali, le gite ai musei, gite e soprattutto visite che a volte sono esclusive solo per noi e per i nostri soci, cioè i nostri soci a volte vedono cose che quasi tutti gli altri non possono vedere perché non hanno i canali che abbiamo noi. Siamo formazione, siamo tanta formazione, facciamo tanta formazione, cioè i figli dei lavoratori che lavorano nel settore elettrico hanno una fortuna immensa da questo punto di vista, hanno iniziative di qualità sulla formazione incredibili e questo insieme a tante altre cose è l'ARCA. Per approfondire un attimo, cosa ci può dire del bilancio appena approvato? Ecco, qui entriamo nei problemi veri di questa associazione. L'ARCA da questo punto di vista sta in difficoltà già da qualche anno, ma sta in difficoltà per un motivo ben preciso, anche molto elementare da capire. Siccome non abbiamo un finanziamento pro capite, tanto più sono i lavoratori elettrici, tanto più è la quota che entra in ARCA. Ecco, purtroppo dal 2000 in poi i processi di liberalizzazione, di privatizzazione e quant'altro hanno fatto precipitare il numero dei lavoratori elettrici e quindi è precipitato il numero dei soci ARCA, quindi è una condizione esterna all'ARCA. Che cosa ha fatto l'ARCA in tutti questi anni? Quindi non solo da ultimo, poi da ultimo c'è una particolarità che vedremo, ma già in tutti questi anni ha messo in piedi azioni di efficientamento feroce, altrimenti i conti dell'azienda qui non tenevano. Noi abbiamo razionalizzato la struttura e di fatto, relativamente al costo del personale, al funzionamento degli organi sociali interni, cioè tutto quello che riguarda anche la nostra vita interna, noi veramente pensiamo di poter dire che abbiamo fatto tantissimo. Ovviamente stiamo sempre alla ricerca di ulteriori ottimizzazioni che possiamo fare anche al nostro interno. Direi che siamo veramente quasi arrivati, ma stiamo mettendo in evidenza altre voci sulle quali possiamo dare ulteriori limature. Ecco, ci tengo veramente a dire che ormai l'ARCA nel corso di questi ultimi anni, e particolarmente da ultimo quando abbiamo cominciato ad avere problemi economici importanti, è di un rigore assoluto e continueremo a mantenere la presa forte su questi argomenti. Alla luce di quanto avvenuto ed esposto, lei pensa che il welfare aziendale possa essere messo in crisi? Noi stiamo facendo del tutto, come ufficio di presidenza e come CAN, che sarebbe il nostro consiglio di amministrazione. In ufficio di presidenza siedono con me gli amici Ferruccio Valletti e Claudio De Giorgi, e in CAN abbiamo gli amici e le amiche Garofalo, La Piana, Tronca e Vaccaro. Ti voglio citare perché stiamo in un momento storico particolarissimo, è giusto dare l'attenzione a tutti perché lo meritano, stiamo passando un momento veramente vitale per l'associazione, non è un modo di dire. Quello che abbiamo fatto quest'anno dimostra che con tutte le nostre forze vogliamo preservare l'associazione e questo non vi è dubbio. Di contro abbiamo bisogno di soluzioni strutturali che non stanno in mano a noi, non stanno in mano
all'arca, ma stanno in mano alle fonti istitutive e particolarmente all'azienda più grande che è Enel, che debbono dirci come dobbiamo orientarci per il futuro. Io ci credo, no? È uno slogan, ma lo dico veramente, io ci credo veramente che Arca continuerà a fare, magari buttando a mare qualcosina che non serve più e andando incontro alle nuove esigenze dei soci, continueremo a tenere l'Arca così com'è. Ovviamente non essendo in mano né a noi né al consiglio di amministrazione, cioè né agli amici dell'Arca né alla struttura dell'Arca, ma alle fonti istitutive, quindi parliamo dei consiglieri di amministrazione. Ecco, questo è un punto che lascerei sospeso, perché nei prossimi mesi si deciderà. Noi registriamo tanto calore, veramente tanto calore, dal 95%, per non dire di più, delle persone che usufruiscono dei prodotti Arca, cioè chi conosce l'Arca veramente l'apprezza tantissimo, quindi solo per questo, se hai un gradimento molto alto, poi abbiamo anche i nostri difetti, voglio dire, ma se hai un gradimento così alto è chiaro, no, che capisci che le vacanze sono apprezzate. Guardate, quello che dico io non è pubblicità che il presidente fa, no, alla sua associazione, atteso che poi non è mia, ma se si guardano tutti i blog, i gruppi, su internet, su Facebook, chi usufruisce di queste vacanze ne parla in una maniera incredibile. E chi vede dall'esterno, lo voglio dire, chi vede dall'esterno i nostri amici, i nostri parenti, i familiari, che vedono il nostro, che vedono quello che facciamo, come dire, si ingelosiscono un po', e di questo insomma noi siamo contenti. Può dirci come l'Arca spende le proprie risorse a favore dei soci? Io do un dato, e il dato che do è che, parlo del bilancio del 2013, purtroppo il bilancio del 2014 sarà molto diverso perché è intervenuto, magari probabilmente ci arriviamo, è intervenuto un taglio di 3 milioni di euro. Ma lo scorso anno, su circa 8 milioni e 900 mila euro che Arca ha potuto spendere per le attività, quindi esclusi i costi fissi, esclusi tutti i contratti, le locazioni, gli affitti, tutto quello che veramente abbiamo riversato al socio, sono stati 8.874.000 euro. Bene, 6.420, quindi 8.8 milioni, 6.4 milioni, sono andati alle attività per i giovani a tutto tondo, poi lo spiego un pochino meglio, e quindi alle famiglie. Quindi di 8.8 milioni, 6.4 milioni li riversiamo totalmente sulle famiglie. Questo già è un dato che io prima di venire qui conoscevo, ma non benissimo. Quando ho visto, è questo che dimostra quanto è sana questa associazione e quanta utilità dà questa associazione ai propri soci. Dopodiché, all'interno di questi 6.4 milioni, c'è da riflettere sul fatto che i contributi scolastici, quindi la parte erogativa, cioè i soldi che Arca prende e dà a fronte di una fattura presentata, i contributi scolastici per lo scorso anno sono stati 2.350.000. Per gli asili nido 700.000 euro, quindi soltanto queste due voci dicono che 3 milioni di questi 6.4 milioni sono andati direttamente nelle tasche. Questo io credo che sia una forma di welfare intelligente, efficace, che dà veramente un aiuto concreto e dimostra che l'Arca è veramente, insieme ai propri soci, è veramente, come dire, è vicina alle esigenze. Nel concreto, come pensa di intervenire? Noi, proprio perché sapevamo di questi problemi, abbiamo individuato da qualche mese, insieme insomma, agli amici dell'ufficio di presidenza e del consiglio di amministrazione, una serie di argomenti che secondo noi sono prioritari per il rilancio dell'Arca. Abbiamo fatto dei gruppi di lavoro misti, credo sia la prima volta, cioè parte politica, parte tecnica, quindi proprio i colleghi, i capi area, i capi ufficio, tutti insieme abbiamo ragionato su 7-8 argomenti che, dicevo, sono prioritari. Per esempio, stiamo ragionando su dei pacchetti diversificati, cioè vedere come poter dare alle aziende anche dei pacchetti diversi, un po' come fa il FISDE, la governance dell'associazione, delle sinergie in più che potremmo fare con le aziende, rivedere le sezioni e tanto altro. Ecco, su questi argomenti, ripeto, ce ne sono diversi altri, abbiamo lavorato tutti insieme e abbiamo trovato delle soluzioni a quali possono essere le nuove esigenze dei dipendenti elettrici, no? Diciamo prima, buttare a mare qualcosa che ormai non va più di moda e fare cose nuove. Come agevolare, per esempio, la partecipazione degli esterni,
ristrutturare le convenzioni. Noi abbiamo un sacco di convenzioni, tante utilissime, tante meno utili. Stiamo ristrutturando il mondo delle convenzioni. La mia idea è farne molte meno e farle, no? Vogliamo gestire le nostre gare, no, per il turismo in maniera diversa, forse con meno fornitori e convogliando più persone e meno strutture, di modo che facciamo massa critica. Per esempio faremo il nuovo sito dell'associazione. Il nuovo sito dell'associazione è un sito molto più funzionale, raccoglie tutti i contributi che abbiamo ricevuto nel tempo, una revisione della newsletter. Cioè dobbiamo diventare più efficaci. A volte facciamo delle cose enormemente utili, enormemente belle, enormemente efficaci, e la nostra comunicazione è sempre uguale, quindi no, stiamo studiando come farla in maniera diversa. Penso a Facebook, che è uno strumento importantissimo. Non subito, ma nel giro di pochissimi mesi avremo questo gruppo che dà una forma, come dire, più dinamica di pubblicità, fa sapere meglio le tante cose belle che facciamo. Abbiamo messo in evidenza un sacco di cose e ci stiamo già concretamente lavorando. A questo punto non mi resta che svelare, dato che ci siamo, la domanda me lo impone, quella che secondo noi è la cosa più bella che stiamo facendo in questo periodo, che abbiamo fatto, anzi nell'ultima editoriale c'è bella, 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 circolata molto questa frase, è che noi, proprio per venire incontro alle esigenze dei soci, da questi gruppi di lavoro siamo riusciti a rilanciare una cosa che Arca per certi versi già aveva, cioè una carta Agos che consentirà al socio di avere una rateizzazione di 10 rate dei contributi, cioè dei soldi che spende per la vacanza. Ecco, poi quando andrà sul sito dell'Agos, troverà un'altra sorpresa che qui non voglio svelare, ma è una rateizzazione estremamente vantaggiosa, e mi fermo qui. L'ultima parte della sorpresa la vedranno quando si collegheranno al nostro sito, e poi è quello dell'Agos. L'ultima domanda che vorrei porle è questa: che arche avremo nel 2014? Dunque, l'arca del 2014 possiamo dire che è la stessa identica arca del 2013 con 3 milioni in meno, no? Ne faccio una sintesi estrema. Quindi il 2014 è un anno di resistenza, cioè un anno in cui dobbiamo tenere, un anno in cui i CDR si devono, quindi le regioni si devono in qualche maniera fare ogni sforzo importante per mantenere e fare quello che facevano con minori entrate, dove noi stessi dobbiamo offrire le stesse cose, magari facendole pagare anche un euro in più, speriamo di no, stiamo contrattando in maniera diversa, vediamo se ci riusciamo. Però l'arca che verrà, l'arca dal 2015 in poi, l'arca degli anni futuri, io credo che noi dobbiamo preservare questo straordinario patrimonio. Chi parla male dell'arca pensando che fa cose inutili, eccetera, non sa fisicamente che cosa è l'arca, cioè non sa concretamente che cosa è l'arca. L'arca è una ricchezza nelle mani dei lavoratori elettrici e anche delle aziende, e se riusciamo a risolvere, e io ci credo veramente, i problemi strutturali che abbiamo, che sono ormai evidentissimi a tutti quanti, riuscendo a liberare un sacco di risorse, come dicevo prima, riusciamo a fare tanto di più e anche tanto meglio. Grazie per la disponibilità, Presidente. Vuole aggiungere qualcos'altro? Sì, io intanto ringrazio lei e ringrazio tutti quelli che hanno collaborato a fare questa intervista. Io vorrei aggiungere questo. Io sono sicuro, per le cose che abbiamo detto poc'anzi, che nessuno avrà, come dire, come obiettivo quello di far finire questa esperienza di welfare aziendale così importante. Perché più si guarda l'arca, lo dicevamo, e più si vede come con poche risorse riesce a fare grandissime cose. Noi pensiamo che nessuno potrà come dire, impedire ai nostri figli di avere vacanze di grande qualità, vacanze all'estero per le lingue, vacanze avventura, tutto quello che noi facciamo è che è il nostro catalogo, perché sono esperienze, cose che noi abbiamo e che tanti altri non hanno, se non a prezzi molto, molto superiori. Per cui noi siamo convinti, questo è il mio, è un ottimismo molto, molto ragionato, insieme appunto agli amici e colleghi che con me stanno ragionando di queste questioni, che non sarà possibile buttare a mare l'arca, perché sarebbe un peccato troppo troppo grande.
L'Arca fa cose imponenti, l'Arca fa cose importanti, l'Arca fa cose enormemente utili sotto tanti punti, sotto tanti versanti per i propri associati. Dobbiamo soltanto risolvere i nostri problemi strutturali e fare qualcosina in più. Ma quando dico fare qualcosina in più intendo proprio qualcosina, perché delle tante cose che vanno in giro, e lo voglio ripetere, con questo concludo, noi stiamo avanti, 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 e si dimostra facilmente. Grazie a voi.